Il binomio è quello consueto, donne e motori, gioie tante per la vista e il gusto estetico e dolori. Tra due ruote e due tacchi vorresti portartele a casa tutte, ma ai noi non si può, e allora ci si limita ad ammirarle. Parliamo delle moto, valorizzate da affascinanti stendiste in mostra alla 70esima edizione dell'EICMA, la fiera internazionale del motociclo, in corso a Milano fino al 18 novembre. Il presidente Corrado Capelli. Ci sono espositori di 30 paesi e ci sono 130.000 metri quadrati tra aree coperte e scoperte. Ci sono 1.500 espositori, per cui devo dire che stiamo ancora crescendo nonostante la situazione generale. Tra gli ospiti alcuni tra gli sportivi italiani più famosi del mondo delle due ruote, come Chiara Fontanesi e Toni Cairoli, campioni mondiali di motocross, e soprattutto il mito Giacomo Agostini e il neo iridato della Superbike Max Biaggi, che hanno parlato soprattutto di sicurezza. E la cosa più saggia che ho sempre ritenuto opportuno dire è quella di ogni volta che si sale su un mezzo a due ruote è che bisogna avere collegato bene il cervello, quella è la parte fondamentale. Credo che i giovani debbano pensare che quando vanno in moto è come avere una pistola carica, quindi bisogna sempre stare attenzione e fare attenzione perché in ogni momento potrebbe partire un colpo, quindi usare tanta prudenza e quattro occhi. Tanti i prototipi e le novità presenti, nonostante la crisi, insomma, il settore delle due ruote mostra i denti e mira al rilancio, puntando soprattutto su tecnologie a impatto zero con motori ibridi ed elettrici.